La morte corre sul fiume di Charles Laughton. È la prima e unica regia di Laughton. Laughton è stato un grande attore di teatro e di cinema. Ha lavorato con grandi registi come Alfred Hitchcock, Jean Renoir, Billy Wilder. Qui lo troviamo invece dietro la macchina da presa. Firma un film straordinario tratto da un romanzo poco conosciuto di Davis Group che esce nel 1955 e incontra l'indifferenza del pubblico e della critica. Il film verrà riscoperto soltanto all'inizio degli anni Ottanta dalla cultura francese, da Serge Danet, da Marguerite Duras, e diventerà da lì in poi un vero e proprio film di culto. Al centro del film c'è un personaggio folle che è interpretato da Robert Mitchum, un prete, un predicatore, incarnazione del maligno, che dà la caccia a due bambini, un fratello e una sorellina, che nascondono dentro una bambola il bottino di una rapina. Il predicatore li insegue a cavallo, i due bambini che hanno perso i genitori scappano su un fiume con una barca. E qui Laughton ha un'intuizione da grandissimo regista. Ingigantisce il microcosmo naturale che fa da cornice a questa fuga e ci mostra alcuni dettagli di animali, di insetti. Vediamo dei rapaci, delle lepri, una ragnatela, una rana. E in questo modo Laughton riconduce il conflitto che è al centro del film tra il predicatore e i bambini, tra il bene e il male, all'eterno conflitto che attraversa la natura, il creato, in cui abbiamo vittime e carnefici. È una sequenza straordinaria dove il film ha quasi un innalzamento di tono, un cambio di passo, diventa quasi una fiaba trasognata, acquisisce una dimensione quasi mitica, una sequenza davvero memorabile, dicevo, da grande regista, che vi invitiamo a rivedere con noi. Once upon a time there was a pretty fly. He had a pretty wife, this pretty fly. But one day she